cerca volontari per pattugliare strade e riserve civiche. Perché unirsi ai condottieri mercenari quando si può servire in difesa della Repubblica? Hai agito bene, Ezio. Che succede? Guardate. Silenzio! Ezio, silenzio! Perché siete qui? Perché mi disturbate? Dovreste essere a purificare le vostre case, a purificare voi stessi! Ci sono roghi da alimentare, preghiere da recitare, penitenze da compiere! Farete come vi ordinerò! Obbedirete! No! Prova la vera, Ezio! Non può essere lontana! Dovresti stare qui. La dannazione, prendetelo! Cosa? Dov'è finito? Egli, sei morto. Che ci fai qui? Scendi subito. Salire il prezzo a 6 fiorini alla libra. L'arno è esondato nei pressi di Castel Sant'Angelo vicino Pontassiede. Sentite, brucerete!
mio grido per ottenere salvezza. Signore, abbi pietà di me, liberami dal male. Sono circondato dal peccato e levo il mio grido per ottenere salvezza. Signore, abbi... Nessuno merita una morte tanto dolorosa. Sei tu. Attendevo questo momento. Per favore, abbi pietà di me. Ce l'ho. Va ora. Che sia il tuo Dio a giudicarti. Requiescat in pace. Fiorentini, destatemi orecchio. 22 anni fa mi trovavo dove sono ora, a guardar morire le persone che amavo, tradite da coloro che chiamavo amici. La sete di vendetta mi offuscò la mente e mi avrebbe consumato se non fosse stato per la saggezza di alcuni sconosciuti che mi insegnarono a controllare i miei istinti. Non mi diedero risposte, ma mi guidarono a trovarle dentro me stesso. Vi serve nessuno che vi dica cosa fare, né Savonarola né i medici. Siamo liberi di seguire la nostra strada. Alcuni vorranno rubarvi questa libertà e molti di voi ci rinuncerebbero volentieri, ma è la facoltà di scegliere ciò che riteniamo giusto a renderci uomini. Non esistono libri né maestri che possano darvi risposte o mostrarvi la strada. Sceglietela voi. Non seguite me, né nessun altro.
Leonardo! Ezio, che bello vederti, posso aiutarti? Ah, ne hai recuperata un'altra! Magnifico! Sì, ci basta invertire queste due righe e poi mischiarle a sinistra. Fatto. Armature degne di un avanti signori, vi mostro i nuovi lavori di giovani artisti.